Sabrina Salerno, lite con Peron dietro le quinte, volevo lasciare ballando. Sabrina Salerno sta emergendo come una delle rivelazioni della 16ª edizione di Ballando con le Stelle. La 53enne è in gara in coppia con uno dei ballerini storici del programma, Samuel Peron. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, la Salerno ha svelato quali sono stati i problemi che ha affrontato all'inizio di questa avventura all'interno del talent show condotto da Milla e Carlucci. L'esibizione di Sabrina Salerno e Samuel Peron della scorsa puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 20 novembre 2021, è stata apprezzata da giuria e pubblico. I due si sono lanciati in un freestyle che la giudice ed esperta di danza Caroline Smith ha definito perfetto. La genovese e il vicentino sono apparsi in perfetta sintonia, dimostrando di essere una delle coppie meglio assortite della competizione. Ecco cosa ha detto la Salerno ai microfoni di Oggi riguardo al rapporto con il suo maestro. Siamo entrati in una bolla io e lui, siamo una delle coppie più vere di Ballando. Coppia di ballo, sia chiaro. Non è stato facile affidarmi a lui, perché io sono abituata a stare sul palco da sola. Ma ora ci vediamo anche fuori, ci confidiamo, ci siamo raccontati anche le cose più profonde. Tuttavia, la loro relazione non è stata sempre rose e fiori, anzi. La Salerno ha confessato che, dopo la terza puntata dello show, i due hanno litigato pesantemente e lei ha addirittura pensato di lasciare lo show. È stato un disastro. Voleva che mi buttassi subito, ma io stavo studiando il palco, le persone. Ho pensato che questo programma non fosse adatto a me, e con chi me la sono presa? Con lui. Gli ho detto che non potevamo funzionare, che non eravamo ben assortiti, e le sue coreografie non mi piacevano. La cantante ha quindi ammesso le sue colpe. Dopo aver riflettuto, ha spiegato, ha poi chiesto scusa a Peron mettendo da parte per un attimo il suo carattere deciso e impulsivo. Non è stato facile per me ammettere di aver sbagliato, le mie posizioni in genere sono toste, dure. Invece grazie a questo programma mi sto mettendo in discussione. Sabrina Salerno e l'esperienza a Ballando. Sabrina Salerno si sta mettendo in gioco con tutta se stessa a Ballando con le Stelle. Dopo la puntata del 13 novembre 2021, in cui la coppia formata da lei e Peron è finita allo spareggio scampando l'eliminazione per un soffio, Sabrina ha deciso di impegnarsi al massimo della sua grinta. L'ho vissuta come un'ingiustizia perché la Smith ci aveva dato 10. E per rivalsa mi sono impegnata il triplo. Nel corso della puntata precedente allo spareggio, al termine della sua performance la showgirl è scoppiata in lacrime dopo le parole della giurata selvaggia Lucarelli, che le ha chiesto di uscire dall'immagine di donna sensuale che si è costruita negli anni. La 53enne ha passato quindi momenti difficili, acuiti anche dagli iniziali diverbi con il proprio maestro e dall'eliminazione dallo show della sua amica storica Mietta. Adesso la Salerno sembra star affrontando questa avventura con serenità. Ad oggi ha dichiarato di aver instaurato un bel rapporto con le altre concorrenti e di aver compreso quali sono i requisiti che deve avere una coppia per aggiudicarsi la vittoria del programma. Ho capito cosa vogliono, la sintonia della coppia. A Ballando non vince il VIP, ma il VIP con il maestro.
amano vedere le dinamiche di una coppia di ballo. Scoperto questo segreto, la Salerno riuscirà effettivamente a vincere? Staremo a vedere. 2. Una vita. Dopo Maite e Camino, altri tre personaggi escono di scena. Maite e Camino non sono le uniche a lasciare a Acacias nelle prossime puntate di Una vita. Le anticipazioni spagnole danno aggiornamenti al riguardo, rivelando gli addii di altri tre personaggi. Ebbene sì, il pubblico di Canale 5 dovrà salutare qualcun altro, a breve. Innanzitutto, la figlia di Felicia può finalmente vivere la sua storia d'amore con la pittrice parigina alla luce del sole, lasciando definitivamente Acacias 38. Dopo aver chiarito con sua madre, la giovane Pasamar sceglie ovviamente un futuro insieme alla sua amata. Arriva così il grande lieto fine per Camino e Maite. Il loro è un addio ad Acacias, dunque il pubblico di Canale 5 nelle prossime settimane dovrà salutarle. Ma subito dopo, ci sono altri tre personaggi che escono di scena. Laura scompare per qualche tempo, per poi tornare al centro della trama quando mette in atto una trappola ai danni di Genoveva. Con Mendez, Felipe e Santiago Israel. La domestica decide di agire nell'ombra per rimediare a tutti gli errori che ha commesso nel ricco quartiere spagnolo. Arriva così la vendetta sulla Salmeron, che si ritrova a confessare di aver ucciso Marcia. Grazie a questa confessione, finalmente Genoveva può essere arrestata. Ed che dopo questa svolta, avviene un piccolo salto temporale. Laura lascia per sempre Acacias, dopo aver partecipato alla vendetta contro la Dark Lady. Non vuole più avere a che fare con il quartiere e decide di recarsi immediatamente da sua sorella Lorenza, per portarla fuori dalla clinica in cui si trova. Questa è un'uscita definitiva per Laura e non solo. Anche Santiago non torna più al centro della trama di Una vita. Il Becerra aveva già lasciato il quartiere per poi tornare con lo scopo di mettere in atto l'ultima vendetta contro Genoveva. Dopo aver raggiunto il suo obiettivo, Israel, questo il suo vero nome, non ha più nessun motivo per restare ad Acacias e così anche lui cerca di rifarsi una nuova vita. Per quanto riguarda gli addii a cui il pubblico italiano assisterà a breve, c'è anche quello di Felicia. La madre di Camino muore, ma i telespettatori non assisteranno al suo omicidio. Infatti, dopo il breve salto temporale, si scopre solo che non è più in vita. A cercare delle risposte a questo mistero ci pensa Marcos, il quale cerca con ossessione la verità. Gli addii nella soap opera spagnola coincidono sempre con le new entry. Aurelio e Natalia Quesada sono i personaggi che entrano ufficialmente nella trama di Acacias 38, destabilizzando le vite dei vicini. Di recente il pubblico ha avuto modo di conoscere gli Olmedo Sabina, Roberto e Miguel e Soledad. Questa è un'uscita definitiva per Laura e non solo. Anche Santiago non torna più al centro della trama di Una vita. Il Becerra aveva già lasciato il quartiere per poi tornare con lo scopo di mettere in atto l'ultima vendetta contro Genoveva. Dopo aver raggiunto il suo obiettivo, Israel, questo il suo vero nome, non ha più nessun motivo per restare ad Acacias e così anche lui cerca di rifarsi una nuova vita. Per quanto riguarda gli addii a cui il pubblico italiano assisterà a breve, c'è anche quello di Felicia. La madre di Camino muore, ma i telespettatori non assisteranno al suo omicidio. Infatti,
Dopo il breve salto temporale, si scopre solo che non è più in vita. A cercare delle risposte a questo mistero ci pensa Marcos, il quale cerca con ossessione la verità. Gli addii nella soap opera spagnola coincidono sempre con le new entry. Aurelio e Natalia Quesada sono i personaggi che entrano ufficialmente nella trama di Acacias 38, destabilizzando le vite dei vicini. Di recente il pubblico ha avuto modo di conoscere gli Olmedo Sabina, Roberto e Miguel e Soledad.